Dopo aver lasciato l'ecovillaggio Terra dell'Essere, avevo il cuore colmo di gioia e la mia fame di scoprire nuovi mondi meravigliosi era cresciuta a dismisura. Così mi dirisi verso Degania, un luogo meraviglioso nelle Prealpi bresciane, con l'obiettivo di scoprire un nuovo ecovillaggio che alcuni amici stavano costruendo. Non avevo idea di cosa mi stava aspettando, però sentivo che sarebbe stata un'esperienza straordinaria. E non mi sbagliavo. La mia intenzione era quella di rimanere con i ragazzi solo per alcuni giorni. Ma poi accadde qualcosa che sconvolse totalmente i miei piani. Che sto cercando di riparare il drone perché ieri cazzarola l'ho schiantato e quindi sto cercando di rimetterlo in sesto. In realtà non fui in grado di riparare il drone da solo e fui costretto a ordinare un pezzo di ricambio, che però continuava a tardare ad arrivare. E così passarono i giorni, le settimane, e quella che apparentemente poteva essere stata una sfortuna si rivelò una grande fortuna, perché mi diede il tempo per vivermi appieno l'ecovillaggio e dare una mano consistente nella sua creazione. Questa mattina ci siamo dedicati a creare l'irrigazione col gocciolatoio per l'orto. Abbiamo fatto le spirali intorno alle piantine. È stato un lavoro intenso di gruppo sotto il sole cocente, però ne è valsa la pena, siamo davvero soddisfatti. Abbiamo creato i vari canali, così l'orto verrà irrigato anche attraverso un sistema automatizzato. Quindi anche quando non ci sarà nessuno qui all'orto, l'orto comunque avrà modo di bere, imposteremo gli orari giusti affinché possiamo irrigare tutti gli ortaggi che abbiamo piantato. Nel frattempo l'amicizia con i ragazzi si consolidava e il divertimento non è di certo mancato. Oggi sono in mezzo ai campi con i ragazzi dell'Ort per iniziare un nuovo progetto. Abbiamo deciso insieme di investire nella produzione di cannabis terapeutica e poi con il ricavato poter trovare un terreno, una casa che possa diventare la casa comune del gruppo. Adesso stiamo preparando il sistema di irrigazione in modo tale da avere tutto pronto poi per piantare. Oggi abbiamo piantato le prime piantine, quindi è comunque un progetto che andrà a sostenere l'ambiente perché è ecologico, poi la pianta ha un sacco di proprietà e aiuta un sacco l'ambiente anche a purificare l'aria. Ecco, oggi abbiamo iniziato e poi dopo proseguiremo, abbiamo un campo intero da fare e in questi giorni darò una mano anche in questo progetto. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were.
die away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. Ed ecco, dopo tante ore di lavoro, il risultato. Le piantine sono giù e ora possono crescere tranquillamente. E sono stato molto contento di aver contribuito a questo progetto qui all'Hort. E a breve news, perché mi sto spostando, non ancora in bici, non vedo l'ora di rimontare in bici, ma non ancora in bici, andrò in un altro posto a portare avanti un altro progetto. Ciao ragazzi, prima di ripartire con la mia bici per continuare il viaggio, con gli amici dell'Hort sono venuto in Toscana, in particolare al Bosco Sacro, per un evento che si terrà per il solstizio in questi prossimi giorni, e vi faccio vedere alcune immagini del meraviglioso posto in cui sono arrivato. Una volta tornati dalla Toscana in Degagna. Vi ricordate l'orto com'era qualche settimana fa? Adesso è esploso, ricco di piante di ogni genere. E con grande entusiasmo io e i ragazzi abbiamo continuato a prenderci cura dell'orto e ad aiutare il nostro amico erborista a fare le varie raccolte. Nel frattempo io continuavo il mio progetto di creare nuovi contenuti ed intervistare persone con una storia interessante da raccontare. Oggi stiamo andando ad intervistare un signore molto particolare che è ritenuto il santone del paese, possiamo dire. Abita su in cima a una collina e quindi non vedo l'ora di fare due chiacchiere con questo personaggio così interessante. E le sorprese non sono di certo mancate. Finalmente il pezzo di ricambio del drone era arrivato e dentro di me sentivo emozioni contrastanti. Da una parte ero felice perché avrei potuto ripartire per il mio viaggio e dall'altra parte ero triste perché oltre ogni aspettativa
qui avevo trovato una famiglia e un posto che potevo chiamare casa, un posto che non volevo lasciare. Ero partito con lo scopo di scoprire gli ecovillaggi e mi ero ritrovato a costruirne uno. Qui avevo costruito cose, ma soprattutto relazioni, legami profondi che sarebbero rimasti scolpiti nel mio cuore per sempre. Ma era giunto il momento di ripartire, consapevole del fatto che non si trattava di un addio. Ero più ricco e felice di quando ero arrivato. Questa esperienza mi aveva colpito nel profondo e mi aveva fatto crescere, e io ero pronto per la prossima avventura. Slowly it fades. Slowly we fade. Slowly you fade. Slowly you fade. Emmanuel. E dopo un mese di stop qui in Degagna, oggi riparto per il mio viaggio e continuerò verso nuovi ecovillaggi, nuove realtà. Ciao bello! Buon viaggio!